assessore Meloni per la risposta, per 5 minuti ne ha facoltà. Buongiorno, ringrazio il consigliere Figliomeni per l'integrazione in oggetto che mi consente di intervenire su uno dei punti delle nostre linee programmatiche di Roma Capitale 2016-2021. Sarà occasione anche per fornire dati concreti sull'attività che la Polizia Locale sta svolgendo in questo momento. È un'azione che è stata posta da me come una delle principali priorità, perché portando avanti l'azione preventiva e repressiva che la legge pone in capo alla Polizia Locale, con la quale si è instaurato un rapporto di grande e proficua collaborazione, stiamo andando avanti abbastanza spediti in questo senso. Ha puntualizzato due cose, uno che sono gli ambulanti abusivi e uno quelli che sono gli ambulanti autorizzati che si allargano oppure hanno quello che chiamiamo difformità, che sono due fenomeni distinti però importanti da attaccare. Sappiamo dai dati del MISE che il fenomeno non è solo locale e che quando si incrocia il tema di contraffazione è un danno per l'economia lecita, è un problema per l'occupazione. Insieme alla Polizia Locale in questi mesi ho stilato un piano complessivo che ha individuato aree critiche, tra cui anche giustamente via Tuscolana, perché che è l'oggetto dell'interrogatorio. Proprio rispetto al fenomeno dell'abusivismo commerciale che interessa via Tuscolana, in particolare nel tratto compreso tra Lumiglio Quadrato e Cinecittà, l'azione della Polizia Locale in risposta alle nostre linee programmatiche è stata particolarmente incisiva. È un fenomeno molto esteso e quindi ci vorrà un po' di tempo per sanarlo, però basti rilevare che secondo i dati forniti dalla Polizia Locale, dal 2016 al corrente mese sono stati effettuati in via Tuscolana, in zone limitrofe, ben 2.140 controlli a carico di attività di vendita su area pubblica, con 67 sequestri e 228 verbali di accertamento violazione. Complessivamente nel solo mese di febbraio su tutto il territorio di Roma Capitale l'azione di contrasto all'abusivismo sono stati eseguiti 19.624 controlli che hanno portato a 58 sequestri penali, 1.213 sequestri amministrativi e 492 provvedimenti amministrativi con sanzioni emessi per 2,1 milioni di euro. È evidente che l'obiettivo di questo assessorato è quello non solo di aumentare il numero di controlli inerenti allo specifico settore, ma quello di incidere sulla normativa regolamentare al fine di debellare definitivamente questo odioso fenomeno che danneggia l'economia sana della città, come ho detto poc'anzi. Ovviamente molto c'è ancora da fare. Ha citato il fatto che molto spesso i controlli vengono effettuati e che poco dopo, nel pomeriggio o pochi minuti dopo, rispuntano questi ambulanti. L'insediamento di questa giunta, notevoli passi sono stati fatti nello specifico fronte, come testimoniano i dati sopra, con specifico riguardo all'area che ha citato, è importante tener conto che la via Tuscolana attrae commercialmente gran parte della popolazione residente del settimo municipio, pari a circa 200.000 persone. Ciò rende all'evidenza la lotta al fenomeno dell'abusivismo commerciale particolarmente difficile, come ho avuto modo di puntualizzare. Abbiamo di fronte organizzazioni criminali molto efficienti che hanno magazzini di stoccaggio, tecniche sofisticate di occultamento delle attività illecite e non da ultimo c'è il reclutamento di venditori che rappresentano i terminali di questa filiera criminale. Filiera che viene alimentata anche dalla crescita esponenziale di migranti maggiormente esposti ai rischi di questo fenomeno. Basta pensare che nei primi tre mesi dell'anno sono arrivati quasi 25.000 migranti, il 25% in più rispetto all'anno scorso, che si sommano agli oltre 180.000 del 2016. Sappiamo che questi soggetti più fragili hanno maggior probabilità di finire nelle maglie di organizzazioni dedicate al commercio illegale. Roma, per ovvi motivi, sconta più che altre città una pressione migratoria che richiede da parte del governo risposte e una tutela più efficace. È necessaria una più ampia collaborazione che coinvolga tutte le forze dell'ordine, le autorità di pubblica sicurezza per creare una sinergia che possa combattere l'illegalità anche con più efficaci tecniche di intelligence e investigative. A tal fine questo assessorato sta dando impulso ai competenti uffici affinché venga rafforzato lo specifico comparto della Polizia Locale che si occupa del contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica. Come ho avuto modo di vedere, questo fenomeno è conosciuto, sono andato anche personalmente anche in via Tuscolana per verificare il fenomeno e
assistere a qualche intervento della polizia locale. Ci stiamo lavorando e siamo convinti che con l'assetto attuale riusciremo a arginare questo fenomeno. Grazie.